prestazioni. Certamente di fronte non avevamo il Barcellona o il Manchester City o il Real Madrid, però una buona prestazione. Un Dybala ritrovato, che però attenzione, caro il mio Nanetto, ti aspetto al varco per impegni molto più probanti di questo. Non mi accontento del gol contro il Sassuolo, contro il Frosinone, contro la Young Boys. Tutto bene, per l'amor di Dio, ma ti aspetto al varco nelle partite importanti. Lì mi deve dimostrare che vali di più di quello che penso di te in questo momento. Invece il mio Bernardeschi continua a stupirmi piacevolmente. Il piglio col quale affronta le partite. Questo ragazzo si mangia letteralmente l'erba quando entra. Dispensa assist a destra e a sinistra. Entra duro. Gioca veramente, veramente, veramente bene. Dovunque lo metti. Bravo Berna, bravo. Bravi tutti. Una prestazione che va in cantiere, tranquillamente, aspettando la doppia sfida col Manchester. Scusate un attimo. Scusate un attimo. A posto. E allora, scusate. Riprendiamo. Scusate l'interruzione, di cosa stavamo parlando, eh? Della Juventus, sì. È andata in cantiere quest'altra partita. Io ho problemi di stomaco. Prometto, basta, basta interruzioni, nonostante i miei problemi. Ragazzi, meglio concludere il video perché purtroppo ho un'impellente urgenza. Prima di chiudere però devo ringraziare innanzitutto uno dei miei primi iscritti che non finisce mai di dispensare per me elogi e belle parole. Tale Fabrizio Polli. Grazie Fabrizio, sei sempre gentilissimo nei miei riguardi, grazie. E poi volevo fare gli auguri per l'apertura di un nuovo Juventus Fan Club. Juventus Official Fan Club Giardini Naxos. Auguri anche a te, Drugo Naxos, che ne sei il presidente e uno dei miei iscritti più fedeli. Grazie ancora ragazzi. Vi saluto alla prossima partita. Ci vediamo sabato a Udine, ma vi devo lasciare perché purtroppo non ce la faccio più. Fino alla fine ragazzi. Forza Juve.